c'è gente in piedi, quindi assolutamente quando c'è una partecipazione così siamo molto contenti, perché gli sforzi che vengono fatti sono poi condivisi. Spero proprio di non deludere le aspettative, ma sicuramente sarete contenti, perché questa volta ci saranno diverse sorprese. È un'edizione nuova, rivista e corretta, diciamo, ha un taglio differente rispetto alle altre, ma sempre sul solco di quelle che abbiamo portato avanti finora. Come, per chi non lo sa, io sono il coordinatore dell'Associazione Amici dell'Arte di Meda, mi chiamo Angelo Marsiglio, sono coordinatore proprio dal 2007. Quest'anno è il 35esimo anniversario, l'associazione è nata appunto 35 anni fa per dedicarsi al Centro Storico Monumentale, per prendersi cura della storia e dei propri monumenti, in particolare la Villa Traversi, la Chiesa di San Vittore e la Piazza Vittorio Veneto, perché abbiamo la sede in via San Martino 12 presso Villa Traversi. E gli scopi sono proprio quelli di interessare anche la cittadinanza, proprio per prendersi cura di quello che abbiamo attorno, e piano piano si è esteso l'interesse da discorso prettamente riguardo la storia, del centro storico e della zona, diciamo, degli aspetti così particolari di Meda, per affrontare anche tutte le espressioni artistiche che sono appunto nella pittura, nella musica, nella poesia e quant'altro. E l'obiettivo è quello proprio di allargare, estendere a quello che non è solo la zona prettamente medese, ma anche il territorio attorno. E l'obiettivo è anche quello di trovare comunque una condivisione da parte di giovani che possono comunque continuare sul solco di quello che abbiamo fatto. E gli Amici dell'Arte di Meda sono una realtà piccola ma attiva, un modo di costruire e produrre cultura. L'aspetto più difficile è la mancanza appunto di contributi economici pubblici. Potrebbero essere spesi per fare crescere i giovani con l'arte, la musica, la poesia, la storia. La cultura è ricerca, è il combustibile del futuro locale e dell'Italia col suo immenso patrimonio artistico. Può così creare ricchezza. Noi ci sosteniamo attraverso il volontariato, e ognuno di noi infatti spende il proprio tempo dividendosi tra la famiglia e il lavoro, e ci sosteniamo così con l'aiuto economico, poi fortunatamente, di alcuni sponsor che ringraziamo, come il ristorante Osbus, che alla fine ci offrirà un convivio, la banca di carattere filiale di Meda, la Flexform Industria per l'arredamento. Ringraziamo l'amministrazione comunale della città di Meda per il patrocinio e gli spazi gratuiti che ci concede. Ringraziamo la provincia di Monza e della Brianza per il patrocinio di tutti i nostri eventi e per la consolidata fiducia che ci annovera. Un particolare ringraziamento all'artista Pasquale Colacitti, che con la sua mostra personale, che potete vedere ai lati della sala civica, dal titolo La tragicommedia umana, è stata inaugurata sabato scorso con successo di consenso di pubblico, è una mostra che potrebbe definirsi guerra e pace, ma è una summa del male e del bene, un'analisi dei sentimenti umani. La mostra ospita questa 8ª edizione dell'Incanto delle parole, dal titolo Come dialogano i poeti. Le novità di questa edizione saranno il mescolare poesia d'autore e poesia amatoriale, senza pregiudizi, il leggere in lingua straniera, la scenografia vivente, la completa integrazione fra giovani e adulti. L'idea, il merito è di Maria Altomare Sardella, docente in lettere, scrittrice e drammaturga. Un applauso per favore.
frattempo tra gli amici dell'arte di Meda, con riscontri positivi come il recente corso di scrittura creativa tenuto in Mediateca questo febbraio, una sinergia, una collaborazione condivisa, in particolare anche con Patrizia Del Fabbro. Per l'occasione regista e coordinatrice del Teatro Vivo agli Antistress. La cura di questa edizione è stata affidata a Vincenzo Ierardi. Vincenzo è artefice fin dalla prima edizione, essendo ispirato dalla poesia. Rispetto alle altre edizioni abbiamo limitato il numero dei poeti amatoriali per lasciare più spazio alle poesie d'autore e ai ragazzi. Abbiamo sviluppato l'idea tracciata negli ultimi anni, in particolare la scorsa edizione, Il verso è servito, grazie a Tiziana Soresti. E collabora anche con questa edizione interprete di brani poetici, alternandosi nella scaletta con gli attori della compagnia Teatro Vivo, gli Antistress di Patrizia Del Fabbro, e con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Epacle Primo Levi di Seregno. Vera risorsa fresca di questa edizione. Ma per poter meglio seguire il programma ci saranno delle proiezioni di immagini curate da Isabella Anna Martelli e con la competenza tecnica al computer di Luca Sant'Ambrogio. Le parole non bastano senza il bisogno dell'armonia e della musica, espressa dagli amici della Battisti Band con Massimo Zappalani, Eva Falanga, Pino De Zobis, con i giovani cantanti Elena Ierardi, Gabriel Marsiglio. Il programma è stato diviso in 5 sezioni: il significato della vita, la natura, il bisogno di infinito, le emozioni, l'amore. Ogni sezione è costituito da testi poetici letti e interpretati da studenti, attori e voce narrante. Voglio tornare a sottolineare il rinnovamento di questa edizione, grazie alla partecipazione dei giovani dell'Istituto Primo Levi di Seregno. Il bisogno dei giovani per rinnovare e rinnovarsi, con la speranza che resti in loro un seme importante da coltivare come la poesia e la narrativa, e che sono alla base dell'ispirazione artistica e sono alla base della comunicazione tra gli uomini di pace. Forse non ci sarà mai una redenzione del mondo, ma attraverso l'arte il bene è possibile. Esorto i giovani a prendere coraggio e a rinnovare tutte le organizzazioni, circoli e associazioni culturali del territorio con il loro entusiasmo. E per quello che riguarda gli amici dell'arte, esorto nello stesso modo, ma rinnovo l'appello affinché si trovi una sede più consona e funzionale per poter meglio organizzarci. Invito il pubblico a seguire il recital poetico senza applaudire durante la lettura dei testi, per non disturbare la continuità, ma solo dopo ogni brano musicale, se lo terrete, vorrete, lo terrete opportuno. Prima di iniziare con il recital, è doveroso chiamare accanto a me sul palco due figure importanti: il dirigente scolastico dell'Istituto Primo Levi, dottoressa Rita Troiani, assessore alla cultura di Meda Massimo Nava, per un saluto. Buonasera a tutti. Sarò brevissima, così lasciamo spazio agli artisti giovani e meno giovani, o meglio esperti e meno esperti. Stasera scopriremo come dialogano i poeti, ma credo che l'aspetto più poetico di questa sera sia vedere i giovani qui fuori da scuola
a quest'ora, non immersi nel telefonino, nella chat, davanti al televisore o in attività meno di pregio, ma essere qui per onorare tutti noi con la loro gioventù, con il loro entusiasmo, con la loro voglia di vivere e quindi rendere questa serata, spero, ancora più piacevole, visto che è l'ottava edizione, noi entriamo in punta di piedi in una tradizione già consolidata e speriamo che tutto riesca bene. Ci perdonerete l'inesperienza, ma credo che i ragazzi abbiano studiato a sufficienza per essere pronti a questa esperienza nuova. Grazie a tutti. Io ruberò pochissimo tempo perché tutto quello che è stato detto condivido pienamente l'introduzione di Marsilio, parlando di cultura, parlando dell'innovazione, della contaminazione con i vari generi, in questo senso la parola, la musica, la recitazione e soprattutto il coinvolgimento dei giovani che si devono avvicinare non solamente come spettatori passivi verso la cultura, ma devono essere partecipi e attori principali. E quindi ringrazio per questo le Amici dell'Arte che, come sanno, io riconosco a loro effettivamente un'azione sul territorio per quanto riguarda la sensibilizzazione verso la cultura a 360 gradi è assolutamente importante per questa amministrazione. Io quindi porgo i saluti all'amministrazione a tutti i presenti, che sono numerosi e questo è molto bello vedere, e quindi auguro un buon spettacolo a tutti. Racconta l'umanità, gli avvenimenti individuali e collettivi, i misteri della vita, affinché chi legge una poesia possa ritrovare se stesso e condividerlo con il poeta. Attraverso la poesia è possibile quindi superare i millenni e le differenze culturali e capire meglio sentimenti ed emozioni che sono dei nostri giorni e di ognuno di noi. Per questo motivo abbiamo diviso il recital di questa sera in 5 sezioni. Il significato della vita e della poesia, la natura, il bisogno di infinito, le emozioni e l'amore. E abbiamo invitato a dialogare con noi i poeti di tutto il mondo, di tutte le epoche e di culture diverse dalla nostra. Presteremo loro la nostra voce e li presenteremo, ma non nell'ordine cronologico in cui sono vissuti, ma immaginando che arrivino in ordine sparso e che parlino con noi, qualche volta nella loro lingua madre, come graditi ospiti di questo nostro salotto letterario qui a Media, insieme a voi. Accanto ai grandi poeti, la cui valenza letteraria è stata consacrata dal tempo, abbiamo invitato, senza pregiudizi, alcuni poeti che scrivono oggi, che la critica letteraria magari ancora non ha pienamente riconosciuto, ma che non per questo sono meno impegnati e validi interpreti del nostro tempo. Perché, come disse il grande Manzoni, ai posteri la tua sentenza. Grazie per la vostra benevola attenzione. E che la serata sia gradevole per tutti noi. Così
meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà morire poi, meraviglioso. Il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il cane di Madonna, che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, Ever let the fancy roam, pleasure never
is at home. At a touch, sweet pleasure melted, like two bubbles when rain pelted. Then the winged fancy wander, through the thoughts she spread beyond her. Open wide, the mind's cage door, she that fought and crumbled sword. Oh, sweet fancy, let her loose. Lascia sempre vagare la fantasia, è sempre altrove il piacere, e si scioglie solo a toccarlo dolce come le bolle quando la pioggia picchia. Lasciala quindi vagare, lei, la lata, per il pensiero che davanti ancora le si stende. Spalanca la porta della gabbia della mente e vedrai, si lancerà volando verso il cielo. Dolce fantasia, libera sii sempre. Da Carpe Diem di Orazio. Non domandarti, non è giusto saperlo, a me, a te, quale sorte abbia dato gli dèi. Tu ne quesiris, scire ne fas, quel mi, quel tibi, fine di dederint. Al meglio, sopporta quel che sarà, ut melius, quid quid erit patim, carpe diem, quam minimu, credula, posterò. Cogli l'attimo, non pensare a domani. Quartina 136 di Kumar Khayyam. Nessun ricordo ti deve angosciare del ieri passato, e non gridare ancora per un domani non nato. Non confidare in quello che già passò, che non venne. L'attimo passa felice e non per sprecare la vita. Colui che impara, di Bertolt Brecht. Prima costruì sulla sabbia, poi costruì sulla roccia. Quando la roccia crollò, non ho più costruito su nulla. Poi, ancora talvolta costruivo su sabbia e roccia, come capitava, ma avevo imparato. Coloro ai quali affidavo la lettera, la buttavano via, ma chi non curavo, me la riportava. Allora ho imparato. Le mie disposizioni non furono rispettate. Quando giunsi, ma vidi che erano sbagliate. Era stato fatto quel che era giusto. Così ho imparato. Le cicatrici dolgono nel tempo di gelo, ma spesso dico, solo la tomba non mi insegnerà più nulla. Dal mio sguardo è nitido, come un girasole, di Fernando Pessoa. Il mio sguardo è nitido come un girasole. Ho l'abitudine di camminare per le strade guardando a destra e a sinistra, e talvolta guardando dietro di me. E ciò che vedo ad ogni momento è ciò che non avevo mai visto prima. E so accorgermene molto bene. So avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se nel nascere si accorgesse che è nato davvero. Mi sento nascere a ogni momento per l'eternità. Novità del mondo. La vecchiaia di Po Chu-i. Stiamo invecchiando insieme, tu ed io. Chiediamoci un po', com'è questa vecchiaia? L'occhio appannato si chiude innanzi notte. La testa pigra è spettinata al meriggio. Appoggiate a un bastone, ogni tanto una passeggiatina, o tutto il giorno seduti a porte chiuse. Non si osa guardare in un lucido volto di specchio, non si possono leggere libri a lettere piccole. Di più in più profondo l'amore dei vecchi amici, di più in più rari i nostri rapporti coi giovani. Una cosa sola, il piacere delle chiacchiere oziose è più grande che mai quando tu ed io ci si incontra. Ora vogliamo presentarvi ancora qui la gioventù, Elena Erardi. Thank you.
Grazie.
La correspondance di Charles Baudelaire. La nature est un temple où des vivants pillent. Laisse parfois sortir les confuses paroles. L'homme y passe à travers les forêts de son vol, qu'il observe avec des regards familiers. La natura è un tempio dove in certe parole mormorano pilastri che son vivi. Una foresta di simboli che l'uomo attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari. Da La sera del dì di festa di Giacomo Novale. Dolce e chiara è la notte e senza vento, e questa sopra i tetti e mezzo agli orti posa la luna, e di lontano rivela serena. Dormono le cime dei monti di Altumane. Dormono cime di monti e valli, pendì e di rupi. Dormono animali, quanti ne nutre la nera terra, fiere montane e sciami di api, e mostri sui fondali del cupo mare. Dormono uccelli che ampie battono le ali. Paesaggio di Federico García Lorca. El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Tiembla junco y penumbra a la orilla del río. Se riza el aire gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío. Il campo di olivi si apre e si chiude come un ventaglio. Sopra l'uliveto c'è un cielo inabissato e una pioggia scura di stelle fredde. Tremano giunque penombra sulla riva del fiume, si arriccia il vento grigio, gli ulivi sono carichi di grida. Uno stormo di uccelli prigionieri che muovono le loro lunghissime code nell'ombra. Ricordo di Miriam Chiarentin. Il profumo di meli in fiore, come un alito di vento leggero, accarezza la chioma di fanciulla. La pece degli abeti nelle mani, terra incollata alle ginocchia, rallegra la libertà del giovane pensiero, serenità di bimba giocosa. Il verde del contorno impresso, stilato nell'iride per la vita, colore di speranza ed armonia. Creatura primitiva, scali la tua vita con beatitudine di dolci ricordi. Ed ora, bimba volutamente nascosta dall'involucro del tempo e dal torpore, spazi nell'intensità delle parole, portando nel cuore l'odore della mia terra. Speciale.
spazio e la luce devono farmi invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei essere speciale. Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobiltà stisì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana pace di caritate, e Giuso, intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua divianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi la dimanda, ma molte fiate liberamente a dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontà. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno temento vale. Laudato sii, mio Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorno et allumini noi per lui, et ellu è bello e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aria, et pubblico, et sereno, et ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile ed umile, et preziosa et casta. Laudato sii, mio Signore, per frate fuoco, per lo quale allumini la notte, ed è bello ed iocundo, ed robustoso ed forte. Laudato sii, mio Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta ed governa, ed produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infermitate et tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, altissimo, siano incoronati. Laudato sii, mio Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale l'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moranno nelle peccate mortali. Beati a quelli che troverà nelle tue santissime volutati, che alla morte seconda non farà male. Laudate e benedicitemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande meritate. Laudate e benedicitemi, Signore, e ringraziate laudate, e serviateli con grande. Tu vieni a turbarci, vento dello spirito. Tu sei l'altro che è in noi. Tu sei soffio che anima e sempre scompare.
sei il fuoco che brucia per illuminare. Attraverso i secoli e le moltitudini, tu corri come un sorriso per far impallidire le pretese degli uomini. Poiché tu sei invisibile testimone del domani, di tutti i domani, tu sei povero come l'amore, per questo ami radunare, per creare. O ebbrezza e tempesta di Dio. Sopra il fiume poi, e trovassi
nella mente tua non c'è. Capire tu. Tu chiama le sette emozioni. Uscire la preghiera di mattina dove non si vede un passo per ritrovare se stesso. Parlare per il bambino con un pescatore per ore ed ore.
giorno di Vincenzo Ierardi. Pace alla luce e a te, a questo novizio giorno, al passato, a tutti quei giorni derisi, alle albe attese sulla soglia, a quei mattini pieni di profumi, alle sere dei tramonti, al tuo ritorno, agli alberi e ai fiumi che li attraversano, al mondo e a tutti quelli che amano il mondo, a me e a te, e al vento che insieme ci ha portato sulla stessa rotta. Per questo, alla fine del giorno, siamo dentro l'aria che ci unisce per vivere la sera. Da Il Giardiniere, seconda di Tagore. Oh poeta, la sera si avvicina, i tuoi capelli diventano grigi. Nel tuo meditare solitario, oddi il messaggio dell'aldilà. E sera, rispose il poeta, e sto in ascolto perché dal villaggio qualcuno potrebbe chiamarmi, sebbene l'ora sia tarda. Osservo se i giovani cuori vagabondi si incontrano e chiedono che la mia musica rompa il loro silenzio e parli per loro. Poco importa se i miei capelli diventano grigi, sono sempre giovane e vecchio, come il più giovane e il più vecchio di questo villaggio. Hanno tutti bisogno di me e non ho tempo di rimuginare nell'eternità. Ho la stessa età di ciascuno e cosa importa se i miei capelli diventano grigi. Da poesie 362esima di Emily Dickinson. Mi colpiva ogni giorno, sempre era nuova il lampo, come se in quell'istante si spaccasse la nuvola e sprigionasse il fuoco. Credevo passeggeri gli uragani, tanto più brevi quanto più violenti. Di questo la natura perse il conto e lo lasciò in cielo. Da Lo spirito dagli occhi verdi, 21esima di Maria Altomare Sardella. Fresche trasparenze sono i cieli nelle notti d'estate, quando non è più ieri, non è ancora domani. Quando non hanno senso le gioie, i drammi, e finite sono le fatiche di ieri, quelle di domani non cominciano. E l'infinito si inchina a noi col sonno. Allora, luoghi comuni, comuni strade senza poesia, case, sudatici di irrequieto vivere, si trasformano per un tocco di magia in paesaggi incantati, in misteri. In un mondo dove unica violenza è il freddo scintillio di altere stelle silenziose. Ma che ci importa di tanta superba indifferenza, se nostra è l'anima? Ed ora il presente solo esiste, mentre svanite sono le catene del passato, dileguate le sbarre del futuro, e essa si cerca trovandosi. È finalmente l'attimo della terra. È l'eternità. Thank you.
per tutti ciò che verrà. Per tutti i miei giorni ti ho pensato, sarò con te. Bevendo il salato di una lacrima, mi stendo nuda a terra. Ti aspetto e insieme torneremo in quel luogo.
e respirando dolcezza ruberemo un'onda per confonderci tra mille colori di questo foglio. Un sentimento puro, senza patria e senza storia, che di nulla vivrà e di nulla morirà. Come il marito e la madre e il figliolo che insieme un canto levino dolcissimo. E muto il canto che molti e pare uno canta sì solo e non sarai nessuno. Del domani di Eugenio Ostrichenko. Mi amerete, ma non subito. Mi amerete, ma non con gli occhi. Mi amerete con un fremito del corpo, come se un uccello nella vostra finestra fosse volato. Mi amerete puro, immondo. Mi amerete anche infetto. Mi amerete famoso. Mi amerete percosso a sangue. Mi amerete vecchio, consunto. Mi amerete, serriamo le mani. Impossibile sulla terra separarci. Mi amerete? Dov'è il vostro senno? Cesserete di amarmi, ma non subito. Il profumo dell'amore, di Sonia Ronconi. Ti offro, amore, ancora la mia pelle appassionata e le labbra avide di carezze, i nostri corpi fusi e l'amore lucido e selvaggio dove il sentimento trema. Ti offro, amore, la mia anima. E non avremo più fame o sete. La nostra non sarà solo passione, sarà un tormento che ci legherà per sempre, mescolando il nostro sangue, intrecciandoci come un'edera avida. Questo amore che ci invoca cresce, espande e non avrà fine, e sarà dolcissimo e tremendo. Piangeremo insieme, amore, perché ci siamo troppo amati. Questo è ciò che noi dobbiamo sapere. Sceso dandoti il braccio di Eugenio Montale. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi si vede di più. Con te li ho scesi perché
sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. A me sembra che sia pari agli dèi, di Saffo. A me sembra che sia pari agli dèi quell'uomo, che ti siede di fronte e da vicino ti ascolta, mentre parli dolcemente e ridi con grazia. Per questo il cuore mi palpita nel petto, se appena ti guardo, subito la voce mi viene meno, la lingua si rompe, un fuoco sottile corre sotto la pelle, nulla più vedono gli occhi e un rombo mi riempie le orecchie. Un sudore di gelo mi copre e tremore tutta mi possiede e sono pallida più dell'erba verde e quasi mi pare di essere morta, ma tutto si deve sopportare. Viviamo mia lesbia, dica tu. Viviamo mia lesbia ed amiamo. E rimproveri dei vecchi pedanti, tutti insieme, non stimiamo di un soldo. I giorni tramontano e tornano. A noi, quando cade la breve luce della vita, dobbiamo dormire una sola, interminabile notte. Donami 1000 baci, poi altri 100, poi altri 1000, poi ancora altri 100. Quando poi ne avremo dati migliaia, confonderemo le somme per non sapere. E perché nessun malvagio ci invidi, sapendo che esiste un dono così grande di baci. Odi et amo, di Catullo. Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri, sentio et excrucior. Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile. Non so, ma è proprio così. E mi tormento. Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare, donna mia, quand'ella altrui saluta. Ogni lingua deve entrare mano muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare. Benignamente, umiltà vestuta, e pare che sia una cosa venuta da cielo in terra a mirare illustrare. Mostrasi piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. E par che delle sonate si muova uno spirito soave, pieno d'amore, che va dicendo all'anima, sospiro. Da chiare, fresche e dolci acque di Francesco Petrarca. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei, che sola a me pardonna. Gentile ramo, ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di far al bel fianco colonna. Erba et fior, che la gonna leggiadra ricoperse con l'angelico seno, aere sacro, sereno, ove amor, come gli occhi, il cor aperse. Date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Da verami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sopra il suo grembo, ed ella si sedea, umile in tanta gloria, coperta già dell'amoroso lembo, qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, coro forbito e perle erano quel dì a vederlo, qual si posava in terra, e qual sull'onde, qual con un vago errore, girando, via, via, qui. Il tuo sorriso di Pablo Neruda. Toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Amor mio, nell'ora più oscura sgrana il tuo sorriso, e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia la pietra della strada, ridi.
perché il tuo sorriso sarà per le mie mani come una spada fresca. Riditela della notte, del giorno, della luna, riditela delle strade contorte dell'isola, riditela di questo rozzo ragazzo che ti ama, ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno e quando tornano i miei passi, legami il pane, l'aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei. Chanson de Jacques Brel. Quel jour sommes-nous? Nous sommes tous les jours. Mon ami. Nous sommes toute la vie. Mon amour. Nous nous aimons et nous vivons. Nous vivons et nous nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est que nous. Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. Noi siamo tutta la vita, amore mio. Noi ci amiamo e noi viviamo. Noi viviamo e noi ci amiamo. E noi non sappiamo cos'è la vita. E noi non sappiamo cos'è il giorno. E noi non sappiamo cos'è l'amore. Yu Ziyin, Meng Yu. 慈母手中线游子身上衣领行秘密坟一口迟迟归随言寸草心报得三春归 Canto dei figli di Menyo. Un amorevole madre con il filo nelle mani cuce un vestito nuovo per il figlio che parte. Lei cuce svelta e precisa l'abito, mentre il suo cuore teme che il figlio non torni. Il cuore del figlio trema come l'erba. Quale figlio può promettere che restituirà tutto l'effetto? Nei grandi rami intrecciati di un vecchio albero c'è il nido di un corpo che tornerà al tramonto. Sotto il ponte, nell'acqua del grande fiume, si vedono i riflessi delle case. In un'antica, triste strada, col vento d'autunno, arriva un solitario, stanco cavallo. Il sole tramonta d'ovest, ma la gente non sta in casa, si trova altrove nel mondo. Thank you.
straordinario, eh? Io sono molto contento, devo dire che avete seguito con molto interesse e direi che i ragazzi si meritano un bonus sicuramente nella pagella. Grazie. In questo certamente va, cioè bisogna costruire, bisogna lavorarci intorno. Mi sono dimenticato di ringraziare il Music Center che ci ha fornito i mezzi per poter meglio esprimere proprio il succo di tutto il programma e Elena Butinelli per la grafica della locandina. A questo punto chiamo al palco vicino a me tutti i partecipanti per una vista globale. Hanno partecipato per il gruppo musicale Massimo Zappalà, Eva Palamba, ma veniamo vicino a te, no? Ah, stiamo qua perché così io volevo ringraziare te, quindi Pino Desopus. Ringrazio i poeti amici dell'arte, Vincenzo Ierardi, Maria Tomare Cardella, Lidia Michelini, Sonia Ronconi, la voce recitante straordinaria di Tiziana Soresti, i giovani cantanti Elena Ierardi e Davide Castiglia, la compagnia del Teatro Vivoli Antistress, Patrizia Del Tufo, Alessandro Bartelli, Jessica Pimara, Renato Musato, Laura Monguzzi, Giovanni Longoni, Patrizia Del Capo, per l'Istituto Tecnico e Macle Primo Levi di Seregno, la seconda del sistema moda, relazione internazionale di marketing, e poi la seconda est, però in ordine, il dirigente scolastico, Rita Giuliani. La professoressa di religione, stia giù, Stella Marcantoni. La professoressa di paese spagnolo, Angela Cavaliera Tosti. Giuliana Biella, professoressa di inglese Anna Sant'Ambrosio, professoressa di francese Nunzia Tamani, professoressa di educazione motoria Barbara Strada, complimenti per la performance. Professore di religione ancora Pier Umberto Brioschi. Gli alunni della seconda A di Sistema Moda, Jessica Maccati, Istrate Alessandra, Alessandra Mattarda, Figano Gale, Altorta Angelica, Lauricella, Federica, Caspani Giorgia, Bagnato Martina, Foga Evelyn, Montano Beatrice, Manni Caterina, Franco Sara, Guarnieri Camilla, Micheletti Eleonora. Gli alunni della seconda est, indirizzo a relazioni internazionali per il marketing, Qiu Shiji, mm.
Aulium. Ahmed Rima. Gli alunni della seconda J, indirizzo relazioni internazionali per il marketing. Letizia Casalini. Valentina Bonducchi. Benedetta Mariani. Francesca Russo. Gaia Gerosa. Alice Fuso. Simone Mortadelli. Tommaso Brambilla. Luca Sironi, Stefano Colzani, Chiara Tagliabue, Asia Casuscelli, Sofia Dolgetta, Veronica Chiriaco, Martina Sala, Francesca Sciascia, Boris Ronzoni, Jennifer Annacchiù. Simbolicamente tre figure: Maria Altomare Sardella, Patrizia Del Fabbro e Eva Palanga. Bene, mi sembra di essere proprio un eletto in paradiso. E invece noi tutti volevamo ringraziare Angelo Marsiglio e tutte le persone che si occupano di, veramente di, del sociale a tutti i livelli, dell'arte, di sostenere i giovani, di fare in modo che i giovani possano esplodere e prendere veramente il nostro posto. Noi dobbiamo sostenerli, siamo tutti legati. Stasera abbiamo sentito una marea di poesie, tantissime poesie che ci ricordano, noi un po' più anziani, insomma, ci ricordano delle cose, a me personalmente, il papà, noi tutti. Io vorrei veramente ringraziare le persone che si occupano degli altri, tutte, e tutti noi dobbiamo occuparci un po' degli altri. Grazie, scusate, grazie. Scusate, poi chiaramente c'è sempre qualche di Luca Sant'Ambrogio per le proiezioni e di Isabella Navastelli per le immagini. Prima di salutarvi e di invitarvi al convivio, vi ricordo comunque di visitare ancora la mostra, che è aperta anche domani e domenica qui in Sala Civica Radio. E vi ricordavo il prossimo appuntamento, che sarebbe qua il 28 ottobre, venerdì, sempre in Sala Civica, con la dottoressa Valeria Lievi per un incontro sul barocco e Rubens, in occasione della proposta di visita a Palazzo Reale di Milano, che ci sarà il 20 novembre. I prossimi appuntamenti sono comunque ancora alla Chiesa di San Vittore per le visite guidate, l'ultimo appuntamento è quello del 30 di questo mese. Grazie ancora a tutti, veramente.